Per voi la colomba, il dolce pasquale per eccellenza. È un procedimento un po' lungo e laborioso, ma sicuramente vale la pena di affrontarlo per avere un risultato come questo. Seguite il video e vi dirò tutti i segreti. Gli ingredienti per la preparazione della colomba sono: per l'impasto abbiamo bisogno di 50 g di latte, 15 g di lievito, 160 g di farina 00 e 200 g di farina Manitoba. Poi abbiamo bisogno di 30 g di acqua tiepida, 2 uova e 2 tuorli, 100 g di zucchero, un pizzico di sale, 100 g di burro morbido. Per la farcitura abbiamo bisogno di 100 g di scorzette d'arancia candite e, se volete, anche 50 g di uvetta da pesare però bagnata. E per la glassa invece avremo bisogno di 25 g di albume, 40 g di zucchero e 50 g di granella di mandorle. Per la copertura poi mandorle e granella di zucchero in quantità variabile. Per aromatizzare la nostra colomba abbiamo due possibilità: o utilizzare della scorza di arancia grattugiata, oppure, come farò io, utilizzerò una fialetta di aroma all'arancia da cui prenderò alcune gocce e una fialetta di aroma di mandorla. Il primo passaggio per la preparazione della colomba prevede di mettere nel boccale latte lievito, impostando poi la temperatura a 37 gradi e velocità 1 per un minuto. E questa è la prima fase. Quindi, un minuto, velocità 1, 37. Adesso dal calcolo totale della farina 00 andiamo a togliere 70 grammi. Io farò con la pesatura del Connect, quindi mettiamo la funzione pesatura, tara, andiamo a togliere 60 gra 70, scusate, grammi dalla farina 00. Perfetto, 70 grammi. Li andiamo a mettere nel boccale e impostiamo 15 secondi a velocità 3. Prepariamo in questa maniera una sorta di lievitino che poi lasceremo lievitare nel boccale per circa 45 minuti. Quindi abbiamo detto, torniamo alle funzioni normali, 15 secondi, velocità 3 e diamo il via. A questo punto lasciamo tutto così nel boccale per circa 45 minuti e ci rivediamo dopo. I 45 minuti sono trascorsi, vediamo il nostro lievitino come è diventato. Adesso ve lo mostro. Guardate, è lievitato. Adesso mettiamo nel boccale i 30 g di acqua tiepida. E andiamo a pesare altri 60 grammi della farina 00. Quindi facciamo il procedimento che abbiamo fatto prima: pesatura, tara, e prendiamo altri 60 grammi. Ce ne rimarranno circa 30 che utilizzeremo dopo. Quindi mettiamo i 60 g di farina, dopodiché andiamo ad impostare la funzione automatica impostare per un minuto. Vediamo il via. Faccio vedere com'è adesso l'impasto, che lasceremo lievitare un'altra ora e mezza all'interno del boccale. Vedete, l'impasto è in questa maniera, lo lasciamo lievitare.
L'ora e mezza di lievitazione è passata. Vi faccio vedere com'è diventato l'impasto che avevamo fatto. Guardate com'è lievitato. Adesso procediamo con l'ultima fase della lavorazione, per la quale dobbiamo mettere nel boccale le uova, lo zucchero, il pizzico di sale, la farina manitoba, quindi i 200 grammi, andare ad impostare la funzione automatica impastare per 1 minuto e mezzo. Via. Adesso metto la restante farina, il burro morbido e gli aromi, quindi metto qualche goccia di aroma di arancia e un po' di aroma mandorla. Dopodiché procedo di nuovo, funzione impastare, sempre per 1 minuto e mezzo. Nel frattempo mi munisco di una ciotola che avrò infarinato perché l'impasto sarà parecchio appiccicoso, quindi mi dovrò aiutare con della farina per staccarlo dal boccale e anche per metterlo nella ciotola. Questa è la mia ciotola, la vado ad infarinare. E adesso vado a metterci dentro il composto che ho ottenuto. Ve lo faccio vedere prima nel boccale. Mi aiuto appunto con le mani infarinate perché il composto è appiccicoso. Vedete, è molto molto morbido, eh? Quindi lo metto in questa ciotola e lo lascio lievitare circa 6 ore, 5-6 ore. L'impasto per la colomba è lievitato, guardate che bello. Adesso vado a metterlo su un piano che avrò infarinato per stenderlo a rettangolo e farcirlo con i canditi, nel mio caso, nel vostro caso se volete anche con l'uvetta. Quindi lo verso sul piano con molta cautela, cercando di non sgonfiarlo troppo. Vedete, ancora infarinato. Vado a formare, tolgo un po' di farina in eccesso, vado a formare un rettangolo. Vedete, si vedono ancora delle bolle di lievitazione, quindi cerchiamo di non sgonfiarlo. Mettiamo al centro i nostri canditi. Andiamo ad arrotolarlo come se stessimo facendo un rotolo, un classico rotolo alla Nutella. E adesso andiamolo a tagliare, diciamo, una parte più lunga e una parte più piccola, quindi 2/3 e 1/3. La parte più piccola la andiamo subito a mettere nel nostro stampo e sarà quella delle ali che metteremo per prima.
Li spingiamo fino a far arrivare, vi faccio vedere, ai bordi l'impasto. La parte più lunga sarà il corpo della nostra colomba, quindi lo andremo a posizionare così, anche qui andando a spingere in modo che arrivi fino ai bordi. Adesso mettiamo di nuovo a lievitare finché non sarà arrivato al bordo del nostro stampo. Occorreranno circa 3 o 4 ore e dopodiché andremo a cospargerla con la glassa che vi farò vedere dopo come si prepara. La nostra colomba ha quasi raggiunto la fine della sua lievitazione, quindi noi prepariamo la glassa per la decorazione finale e utilizziamo 25 g di albume, 40 g di zucchero e 50 g di mandorle tritate, in più poi mandorle intere e granella di zucchero per la decorazione, finale. Prima cosa andiamo a mettere le mandorle tritate nel boccale. E andiamo ad impostare 15 secondi a velocità 10. Partiamo progressivamente però da 1. Adesso mettete quello che avete ottenuto in una ciotola. Una polvere, tenete questa polvere molto sottile di mandorle e a questo punto andate a pulire bene il boccale e a prendere la farfalla perché vi servirà per la fase successiva. Quindi, dopo aver lavato e pulito il boccale, mettiamo la farfalla che avevate preso in precedenza e andiamo a mettere l'albume. Lo zucchero, impostando 2 minuti 37 gradi velocità 3. 2 minuti velocità 3, 37 gradi. Adesso impostiamo 5 minuti a velocità 4. Adesso andiamo a mettere questo composto insieme alla farina di mandorle. La ciotola più grande e li uniamo. Uniamo l'albume e lo zucchero alle mandorle e formiamo la glassa. Con la quale andremo a spalmare la nostra colomba che nel frattempo sarà lievitata. Adesso la vado a prendere e vi faccio vedere l'ultima fase della lavorazione. Vedete, la nostra colomba è arrivata quasi al bordo. Adesso la vado a spennellare con la glassa, a decorare con le mandorle e la granella. Nel frattempo ho messo a preriscaldare il forno a 170 gradi in modalità statica. Quindi mettiamo la glassa, aiutandoci con un pennello. Ecco,
quella è stata la colomba, adesso vado a mettere qualche mandorla. E la granella. Ecco qui. Adesso prendendola delicatamente in maniera che non si sgonfi, la andiamo a mettere nel forno e ci vediamo tra circa 50 minuti, un'ora. Ecco che ho tirato fuori dal forno la mia colomba. Gli ultimi 5 minuti ho dovuto mettere un foglio di carta di alluminio sulla parte superiore della colomba perché si stava un po' bruciando, ma vedete, con il foglio di alluminio abbiamo scongiurato questo problema. Spero che la ricetta vi sia piaciuta e se vi è piaciuta potete mettere un like al mio video. Potete iscrivervi al nostro gruppo Facebook Messier Cuisine Connected Plus Italia, dove trovate tante ricette, e potete iscrivervi soprattutto a questo canale YouTube In Cucina con Messier e seguirmi sul sito www.messierricette.it, dove trovate tante ricette per il nostro robot da cucina. E buona colomba per tutti!